Mister, non è la partita perfetta perché avete preso gol, però gli va molto vicino. La partita perfetta non esiste, c'è la partita in cui devi sbagliare il meno possibile, la perfezione non c'è, non esiste nel calcio, come non esiste la perfezione di un allenatore, sbaglia pure lui, è umano, se no non sarebbe umano. Però gli va vicino questa? Va vicino, questo è merito dei ragazzi, esclusivamente merito dei ragazzi, perché laddove c'è un piano tecnico loro hanno qualità, vanno loro in mezzo al campo e fanno quello che gli chiede l'allenatore, quindi trasformano le richieste dell'allenatore sul campo. Se voi mi dite sì, però c'è anche un lato mentale, e il merito va sempre a loro, perché se loro non accettano i tuoi consigli, quello che gli proponi, non viene fuori nulla, quindi grande merito ai ragazzi. E abbiamo fatto, io direi, dalla panchina mi è sembrata una grandissima partita, una vittoria strameritata. Quando abbiamo preso gol mi si è gelato il sangue, perché ho detto non è possibile, però abbiamo reagito, non era facile, abbiamo continuato a essere quelli che siamo stati fino al gol, e abbiamo ritrovato due gol meritati. Complimenti ai ragazzi e un grazie anche a tutti i tifosi che sono venuti e ci hanno sostenuto. È stata la vittoria dei ragazzi, per tutti è stata la vittoria soprattutto di Massimo Oddo, perché è riuscito a far uscire le potenzialità di questa squadra, e non era facile. Ma vi ringrazio, io i complimenti me li prendo volentieri, e non mi nascondo dal fatto che ovviamente se una squadra riesce a cambiare qualcosina in così poco tempo, ovviamente anche l'allenatore ci mette del suo, però vi posso garantire che da calciatore vi dico che gran parte di questo merito va ai ragazzi. Sì, ma io gli ho detto prima della partita, nel calcio può succedere che prendi un gol dopo un minuto o dopo o a 10 minuti dalla fine, ma come ci ha sempre dimostrato il calcio, tu in 2 minuti puoi fare 2 gol, come è successo lo stesso Perugia a Pescara. E quindi ho detto, qualsiasi cosa succede, noi questa partita abbiamo preparato e questa partita dobbiamo fare fino alla fine. L'hanno fatto e i risultati sono venuti, perché dopo il gol, a testa alta o testa bassa, non so come si dice, a testa alta abbiamo continuato a fare quello che abbiamo preparato e abbiamo trovato 2 gol meritati. Solitamente si dice che un allenatore fa bene in una partita quando azzecca i cambi, usiamo questa espressione, non è così, però mettere la persona giusta al momento giusto, Brugman, è stata un'intuizione questa derivata da cosa? Dal momento della gara, dall'assetto della squadra? No, premetto che Memusha ha fatto una partita strepitosa, quindi non è stato assolutamente un cambio, è stato un cambio esclusivamente tecnico, perché in quel momento loro si erano schiacciati molto, ovviamente dopo il gol, e avevo bisogno in mezzo al campo di gente di più qualità, che sapesse verticalizzare, come è avvenuto in occasione del gol, mi sembra, e soprattutto di cambiare gioco velocemente. Insomma, con Torreira e Brugman queste cose vengono, direi, bene. Oddo ci credeva prima della partita con il Livorno, ci credeva prima della partita di Perugia, ci crede ancora di più adesso. Ci sono 2 partite in meno rispetto a una settimana fa, quindi no. Ma non è che ci credo io, ci crede la squadra, e la dimostrazione è il campo. Quando una squadra risponde così, quando una squadra reagisce così dopo un gol e fa una partita così, ci deve credere per forza. Ripeto, questa squadra è forte in tutti i suoi interpreti, è forte perché io quando faccio le scelte sono in difficoltà, è forte perché i cambi che entrano ti fanno la differenza, è forte perché quelli che stanno in panchina ti darebbero l'anima, è forte perché quelli che vanno in tribuna il giorno dopo la partita si allenano a 2000 all'ora per dimostrare che io sono un deficiente, che non ho fatti giocare. Quindi questa è la forza di questa squadra e deve essere la forza di questa squadra. Io non mi faccio mai, cioè, insomma, quando facevo il calciatore, una volta dentro di me mi sono detto, io se farò l'allenatore, non so se lo farò, non mi farò mai condizionare dalla storia di un calciatore, perché non è giusto. Io mi baso su quello che vedo in campo, mi baso sulla conoscenza che ho dei giocatori, poi ogni scelta è fatta, non è facile, perché ogni scelta è fatta in base a tantissime valutazioni, la squadra avversaria, chi hai davanti,
che tipo di gioco fanno, che tipo di gioco devi sviluppare tu. E quindi se in queste due partite ho fatto giocare dall'inizio Memuscià e Torreira, perché ritenevo che, con il rischio anche di sbagliare, ci mancherebbe, ritenevo che questi due giocatori fossero adatti in questo tipo di partite. Ma la mia fortuna è avere in panchina Brugma, Selasi, Zupari, che può fare quel ruolo. La mia fortuna è avere gente come Gessa che sta fuori, che sta unita, compatta con la squadra, che viene in ritiro, come Grillo, come tutti quanti. Questa è la fortuna di un allenatore. Da quanto in qua Bjarnason è anche rigorista di questa squadra? Ma io non ho detto di tirare il rigore. Qualcuno mi si è girato e mi ha detto: chi lo tira, mister? E io ho detto: chi c'ha le palle? Quindi scelgono loro. Ora tocca la città. Ora tocca la città. È normale che noi ci aspettiamo un grande appoggio come c'è stato questa sera, perché questa sera, insomma, sono venuti un po' di gente, è venuta, insomma, tanta è rimasta fuori. E il pubblico è troppo importante per i calciatori. Quando il calciatore si sente affiancato dal proprio pubblico, non c'è niente da fare, si carica, e quindi più ce n'è e meglio è.